Ciao, mi chiamo Alba Romito, sono la consulente con Mari italiana più giovane al mondo e stai guardando questo video è perché hai mollato un sacco di volte nel momento in cui ti sei lanciata la sfida di ritornare in forma. So benissimo che cosa significa dire da domani inizio ad andare in palestra e poi dopo poco fallire, dopo poco lascia stare. Trovare delle scuse e soprattutto dire non ho tempo oppure non ho voglia. È difficile ritornare in forma perché è un cambiamento che devi attuare nella tua vita ed è un cambiamento molto importante. Avrai sicuramente testato mille soluzioni perché in questo campo ce ne sono veramente a bizzeffe, sia da un punto di vista magari più nutrizionale, magari alimentare, oppure andando in palestra, avendo anche un personal trainer, andando pure a utilizzare delle mappe, delle applicazioni online, coach online, di tutto e di più c'è. Eppure, se stai guardando questo video, vuol dire che hai fallito un'altra volta. Ti sembra quasi impossibile tornare in forma e soprattutto ti sembra quasi impossibile che tu possa, no, vederti come tu hai in mente, no, la tua immagine qui, bella impressa nella tua mente. Ti voglio dire che tutte queste soluzioni che tu hai provato, che hai testato e che sono state fallimentari, lo sono state proprio perché erano difficili da portare avanti per un lungo termine. Cioè non erano durature, erano temporanee, ok? Andavano a tamponare il problema e se poi tu ti abituavi velocemente a quel cambiamento, allora sicuramente saresti stata capace di andare avanti. La verità è che un cambiamento necessita un pelo di tempo per riuscire a essere interiorizzato. Quindi quello che voglio dirti è che sì, ti sei affidata a un sacco di soluzioni, hai tamponato il problema ma non sei andata a risolverlo alla radice. E hai speso tanti soldi che sono stati del tutto inutili. Il reale problema che c'è dietro a questo problema di non riuscire a tornare in forma è un altro, che sei disordinata, che hai bisogno di mettere ordine nella tua casa e nella tua vita. Il disordine è un problema, il disordine non è una cosa normale ed è un peso che tu hai sempre portato costantemente sulle tue spalle ogni volta che hai cercato di fare quel cambiamento, che hai attuato le nuove soluzioni, che hai cercato le migliori strategie e magie possibili che ci sono là fuori sul mercato, ma non sei mai riuscita ad ottenere un risultato duraturo. Perché la costante che c'era sempre presente nella tua vita era proprio il disordine in casa tua. La tua casa è lo specchio della persona che sei, la tua casa è l'unico ambiente che tu puoi dipingere a tua immagine e somiglianza. Quindi questo cosa significa? Che se la tua casa è disordinata, tu sei disordinata. E se sei disordinata e non riesci a prenderti cura della tua casa, non riesci ad avere controllo sulle tue cose, vuol dire che tu non hai capacità di avere controllo sulla tua vita, vuol dire che tu non sai prenderti cura di te stessa e soprattutto vuol dire che non sei una persona costante nella tua vita perché non riesci a mantenere in modo costante neanche l'ordine in casa tua. Per questo motivo io ho la soluzione al tuo problema, ovvero un protocollo che io ho creato, che non è presente né nel mercato italiano, né in quello estero, né in nessun'altra parte del mondo. Sono andata a creare proprio quello che mancava. Ho visto che là fuori ti vanno molto a dare dei metodi pratici, delle soluzioni pratiche veloci, istantanee, però che non sono poi durature. E oppure ti vanno ad aiutare sulla mentalità dicendoti di piacerti, di amarti di più, ok, tutti questi bei pensieri che possono essere produttivi, però se non hai poi gli strumenti non puoi metterli in pratica, non puoi allenare, non puoi interiorizzarli, quindi sono due soluzioni fallimentari proprio perché nel caso del metodo pratico istantaneo manca la preparazione mentale prima, ovvero tu attui quel cambiamento, però se lo vedi come un qualcosa che è fuori da te, che deve essere qualcosa a cui ti devi adattare, devi sforzarti, no, a introdurre nel tuo sistema, nella tua stile di vita, diventerà sempre qualcosa che poi da lungo andare ti annoierà, ti darà fastidio e quindi non avrai più voglia di seguirlo. Allo stesso tempo, avere una mentalità forte, vincente, la persona che può, ok, tornare in forma, potenzialmente può tornare in forma, se non hai gli strumenti per applicarla, per allenare questa mentalità, ok, quella vincente che ti porta a ottenere il risultato, sarà fallimentare perché appunto la mentalità, la forza che tu trovi dentro di te può durare, ma se tu non hai risultati poi torni punto a capo. In questo protocollo che io ho creato è basato su tre step
quindi hanno un inizio, uno sviluppo e una fine, che ti portano effettivamente in breve tempo ad ottenere quel cambiamento, quel risultato. Infatti io nel mio protocollo il primo step si identifica con la creazione di una mentalità, o quindi di quella forza mentale, di quei concetti, di quei pensieri che siano la forza, no, che ti porta non solo a iniziare, a continuare, ma ad arrivare al tuo obiettivo. Una volta che hai questa mentalità, attueremo il metodo, quindi faremo ordine nella tua casa così da poter innescare anche un ordine dentro di te. Nel momento in cui tu fai ordine, stai mettendo in pratica, stai allenando questa nuova mentalità, e infatti il terzo step proprio è la familiarizzazione con questa nuova mentalità, renderla tua, non vederla come qualcosa fuori da te, come un obbligo, qualcosa a cui ti devi sempre fare riferimento, perché se io voglio fare questo devo fare quello. Diventerà una cosa tua, personale, i pensieri saranno automatici e quindi anche tu ti comporterai in modo automatico. Il risultato che otterrai da questo percorso è un cambiamento. Finalmente diventerai la persona capace di poter iniziare, ok, portare a termine quell'obiettivo che ti è sempre prefissata e poter vincere la sfida di poter ritornare in forma. Alla fine di questo percorso quindi non sarai più la persona uguale alla persona che ha iniziato, sarai tutt'altra persona, sarai una persona che non solo ha ottenuto un ordine fuori dalla attorno a sé, nella propria casa, quindi il primo cambiamento avviene attorno a te, ma c'è anche un secondo cambiamento, ok, che avviene dentro di te. Sì, perché alla fine di questo percorso sarai una persona che avrà più chiarezza, saprà fare chiarezza nella propria vita, su quello, soprattutto sulla persona che è, sulla persona che vuole diventare e soprattutto che cosa deve fare per ottenere l'obiettivo che si è prefissata. Inoltre avrai un'alta capacità di scelta e quindi saprai capire che cosa è meglio per te, che cosa non è meglio per te, quindi stabilire quali metodi, quali nuovi percorsi iniziare per raggiungere il tuo obiettivo. Il terzo, avrai delle nuove abitudini introdotte nel tuo stile di vita che ti permetteranno di mantenere in modo duraturo non solo il cambiamento fuori da te, quindi nella tua casa, ma anche il cambiamento che è avvenuto dentro di te, ovvero la persona che sei diventata, quindi la persona che può iniziare un nuovo percorso e ritornare in forma. Inoltre imparerai l'importanza di avere una disciplina, ovvero delle regole che ti aiutino ad arrivare al tuo obiettivo, a continuare sulla tua strada e a non dissipare le tue energie in attività completamente sbagliate che non ti portano al tuo obiettivo e quindi a ritornare in forma. E infine riacquisirai molta fiducia in te stessa, perché quel cambiamento, quel risultato l'hai ottenuto tu con le tue mani. Questo significa che ogni cambiamento, ogni risultato dipende solo ed esclusivamente da te, e se vuoi ritornare in forma dipende solo ed esclusivamente da te. Ci sono tante soluzioni fuori, ma prima devi fare ordine dentro di te, devi trovare la sua forza dentro di te, la soluzione, quel cambiamento forte che tu devi avere già dentro, devi essere pronta, ok, per poter iniziare quel percorso e quindi sì, seguire, poi essere seguita da un coach, avere poi l'alimentazione giusta, perché sarai costante e riuscirai quindi a dedicare il giusto tempo, la giusta attenzione a quello che per te in questo momento è importante. Quindi grazie a questo percorso riuscirai a ritornare in forma, riprendendoti cura della tua casa, essendo costante in casa tua. Tutto quello che attui in casa tua lo stai in realtà attuando anche dentro di te e fuori. Una volta che esci fuori di casa, a casa tua, quello che tu farai sarà semplicemente essere te stesso. E sarai te stesso nel senso che proprio avrai ben chiaro che cosa devi fare se vuoi tornare in forma, saprai quali regole, no, saranno la tua disciplina personale che ti porterà a raggiungere questo obiettivo, saprai che cosa scegliere, che cosa dire no. Perché se vuoi raggiungere un obiettivo devi imparare a dire no e avrai fiducia in te stessa, perché sai che se tu poi hai riordinato un'intera casa, hai raggiunto un obiettivo che nessuno ha raggiunto fino ad oggi. Se tu ti guardi attorno, tutte le persone vivono nel disordine, allora vuol dire che se tu hai fatto qualcosa che gli altri non sono riusciti a fare, pensa se tu non puoi fare qualcosa che tutti gli altri sono riusciti a fare, quindi tornare in forma. Quindi sì, questo è un percorso che ti porta sulla tua strada a iniziare in modo corretto e soprattutto a fare in modo che tu sia la persona adatta per raggiungere quell'obiettivo e sì, ottenere quel risultato. Quello che devi fare in questo momento è prendere una scelta importante, quella di metterti tra le tue priorità e dire finalmente scelgo me.